Questo programma è offerto da Automa 2000. Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio. Basta che credi in te per arrivare fino in fondo. La strada è lunga, ma il tuo sogno è più forte che mai. Tu sei solo che può conquistare la vittoria, facendo parte di una storia. 100 anni di noi, più forte calcerai la punizione che ti han fischiate sotto il 7 farai. Per il nostro Cervia, senza ormai obiettivi da raggiungere, ma con tanta voglia ancora di divertirsi. L'ultima trasferta di Capitan Ceccarelli in quel di Solarola. Primo tempo, secondo minuto, pronti via e Solarolo già in vantaggio. Retropassaggio di Brando intercettato da Kovacov, che conclude debolmente. Bragion si fa scappare la palla che Minicucci tocca sulla linea di porta. 1-0. Ottavo minuto, reazione Cervia con Candoli, palla sul fondo a fil di palo. 10° minuto, indecisione stavolta della difesa del Solarolo, ne approfitta Zattini che appoggia Bondi, che a porta vuota sbaglia il bersaglio. 38° minuto, rigore per il Solarolo, Ceccarelli perde palla a centrocampo, il solito Kovacov si vola verso Bragion che lo atterra dentro l'arco. Dall'ischetto si presenta Ravaglia, ma lo stesso Bragion si fa perdonare e deve in corda. 45° minuto, Ceccarelli di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, conclude debolmente, Braccaletti fa sua la palla. Secondo tempo, 11° minuto, conclusione da fuori di Piancastelli, Bragion si supera e deve in corda. 13° minuto, rigore per il Cervia, per fallo su Ceccarelli, dal dischetto Bondi ricorda a tutti come si gonfia la rete, 1-1. 32° minuto, vantaggio Cervia, Candoli ottiene palla e fa partire un tiro di rara bellezza che si infila nell'angolino più lontano, che Braccaletti non può arrivare,
1-2. 48esimo minuto, Mancini fa secchi il proprio difensore e fa partire un tiro che la traversa gli dice di no. L'arbitro decide così di fare il triplo fischio finale. Anche oggi un risultato positivo per i ragazzi di Bonocore, che si prestano a disputare l'ultima partita di campionato, in concomitanza con l'ultima partita ufficiale della prestigiosa carriera di Capitan Ceccarelli. Buonasera. Che si va? Cosa si dice qua a Serie? Buonasera, Baldi giovani! Ciao. Ma vai tutto in divisa? Visto il livello di domenica, Samu, potresti fare un tempo anche te. Ciao a tutti. Direttore, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzo. Come va? Tutto bene, te? Ma sì, dai. Finalmente sei venuto a trovarci. Sono arrivato. Sei arrivato? Bravo. C'è anche bel tempo, c'era pioggia da me, quindi. Sì, piovevo su Milano. Qua la messa dei prossimi giorni, speriamo di no. Sei pronto a conoscere? Pronto? Sei pronto a conoscere i ragazzi o no? Prontissimo. Adesso gli prepariamo il test stasera. Sì, eh. Secondo me non la sa neanche Bondi. No, io lo so. Vediamo. Dopo te lo dimostrerò. Allora, eccomi qua, finalmente dopo tanto tempo ce l'ho fatta ad arrivare al campo del Cervia, un campo storico, mi ricordo campioni nel 2004, 2005, quegli anni lì lo guardavo, c'era tra l'altro il mio amico Gullo, adesso non so dov'è, non lo vedo, dov'è Gullo? Adesso lo cerchiamo dopo. Sono qua! Eccolo qui Gullo, grande! E finalmente sono qui e ci tornerò presto per fare un evento, un grandissimo evento, dove potrò cantare anche la canzone, la nuova sigla del Cervia Calcio 2.0, che è stata scritta insieme all'amico Daniel Giumara, e, anzi autore lui soprattutto, e Andrea Simiele. Stasera finalmente conoscerò anche i ragazzi del Cervia e li metterò tutti alla prova. Vediamo quello che sapranno fare. Basta che credi in te per arrivare fino in fondo. La strada è lunga, ma è un bel sogno. Cervia Calcio 2.0, giallo-blu, bandiere in cielo. Dribblano, segnano, vincono così. Cervia Calcio 2.0, giallo-blu, gridano in coro. Credono, sognano, non si arrendono mai. Gli anni passano ma i nomi restano. Culo Boriello e Maradona che fa gol e non perdona mai. Tufrida Moschino e Alfieri, di cui tutti ne van fieri, tutto lo stadio ricorderà, alzando le mani per Bondi e Graziani. Oh. Hanno detto che arrivano gli alpini. Infatti allora Ciolotti non è venuto perché si sta preparando per l'escursione con gli alpinisti. Alpini, capitano. Gli alpinisti sono altri, con gli alpini. Ragazzi, un attimo. Allora, alcuni lo hanno già conosciuto, altri no. Oggi è venuto a farsi una pseudo vacanzina e soprattutto a vedere la location dove faremo la festa del centenario. Valerio, che è il ragazzo che ha cantato la sigla di Cervia Calcio 2.0, che naturalmente la canterà anche al centenario e poi si occuperà anche di altre cose durante il centenario, quindi è venuto giù con Ciccio a fare un sopralluogo e ne ha approfittato per venirci a fare un saluto, quindi lui è con noi e magari comincia già a lavorare per quella dell'anno prossimo, la vogliamo cambiare tutti gli anni, ne vogliamo fare una nuova. Direttore, c'è il capitano che un po' è emozionato perché ha partecipato alla clip radio.
Capitano, grande cantante, mi hanno detto che la coppia centrale Ceccarelli-Crust, grandi cantanti, adesso... Guarda, guarda Valerio, guarda come si atteggia il nostro capitano. Non calciatori che non la faceva cantare solo con i piedi, ma anche con le corde vocali. Tutti e buon allenamento, grazie, ragazze. Grazie, grazie. Ciao. Che dire, eccoci qua, il confessionale del Cervio. Lo vedo sempre in televisione ed ora ci sono dentro. Anche io una volta ho giocato a calcio comunque. Ma cosa dici? Non è vero, non è vero! Ho giocato. Ci vediamo prima. Basere! Cervia Calcio 2.0! Ci vediamo al centenario il 25 di giugno in Piazza Cervia e il 26 di giugno qua nel campo di Cervia, dove ci saranno tutti i ragazzi di Campioni. Cervia Calcio 2.0! Il successo è un lavoro di gruppo. Automa Group e le sue consociate ABC Trading e Automa Clean. ABC Trading rivende materiale di saldatura, utensileria e ferramenta per industrie privati, vanta di un rinomato centro assistenza autorizzato. Automa Clean è tutto per l'HACCP, prodotti monouso per il settore Horeca, pulizia industriale e professionale. ABC Trading e Automa Clean, il lavoro di gruppo per fare della tua impresa un successo. Buongiorno amore. Buongiorno. Lo sai che giorno è oggi? Oggi è l'ultimo mio allenamento. Esatto. Siamo arrivati. Ma va bene, perché stamattina, visto che ho fatto allenamento ieri, e stamattina il ginocchio fa molto male, quindi va bene, dai. Sei pronto? Così. Sei sicuro di essere pronto? No, non si è mai pronti, però è giusto così. Spazio ai giovani. Che pensi? A quello che hai fatto di buono e quello che hai fatto di sbagliato? No, penso che sia la cosa giusta, perché sono milioni di dolori, però non so se sono pronto, sono sincero. Devi essere pronto, perché mai vi è andato l'ufficialità, non è che ti puoi tirare indietro? No, mi tiro indietro, però... Devi essere cosciente del fatto che... Insomma, quando scendi dal letto si sentono tutti i tuoi dolori. Ecco, una delle poche volte che hai ragione, amore. Adesso. Come ultimo giornata dell'ultimo allenamento di Luca Cioccarelli. Già. Dove stiamo andando? Stranamente. Adesso prima passiamo a fare un po' di spesa, come di consuetudine, poi andiamo già al campo. Assaporare l'ultimo giorno d'allenamento a 360 gradi. Siamo arrivati, amore. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati. Bella avventura. Vabbè, dopo ogni fine c'è sempre un nuovo inizio, per cui. Chissà il futuro cosa mi riserverà. Sicuramente rimarrò nell'ambiente calcio, perché è la mia passione, quindi su quello non c'è un dubbio, e vedremo il destino dove mi porterà. Cosa prevede il menù
di pranzo dell'ultima giornata di allenamento del capitano? Pranzo molto leggero, perché stiamo andando, cioè praticamente è iniziata l'estate qua a Miao Marittima, e quindi la prova a costume è imminente. Quindi non, visto che ormai l'età avanza, bisogna cercare di mangiare bene, quindi un bresaola e insalatina. Ma fai capo? Mi alleno, mio ultimo allenamento. Da solo, cap? Sì, da solo, perché i ragazzi stasera vanno a fare un bel torneo di table che si meritano, perché dopo la stagione che hanno fatto. Però io volevo concludere su un campo d'erba, c'è la pelle d'occhio, però vabbè. Con un tuo amico speciale, anzi no, sì, una figlia. Con una figlia acquisita. Occhio. Faremo una bella corsetta, saporeremo un po' ancora l'erba per l'ultima volta. Penultima, dai. Sì, dai, poi dopo abbiamo domenica la partita, però... Però sai che vederti qua da solo, in questo spogliatoio che insomma anche per me è stato... mi fa venire la pelle d'oca anche a me. Sì, sì, no, è giusto, dai. Almeno ascolti tutti i rumori, no? Mentre se c'è tanta gente, molti rumori si nascondono, invece il campo parla. E quindi adesso mi farò una bella corsetta ascoltando il campo, che per più di 20 anni è stato il mio compagno di vita. 6, siamo... Sa che lunedì lo togliamo, però è giusto così, diamo spazio ai giovani, non ci siamo vecchietti. Allora, sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Però che bello, che bello il calcio. Darei qualsiasi cosa per togliermi almeno 10 anni, almeno. Ma basterebbero anche meno, dai, 6-7. Però non si può. Per farti capire che passione c'è dietro il pallone. Se fai un po' di conti tra ritiri, trasferte, partite, allenamenti, togli un sacco di tempo alla tua famiglia, ai tuoi cari. Quindi più o meno su 20 anni di carriera, facendo una botta di conti, 3-4 anni le perdi con la tua famiglia, però penso che sia il gioco più bello del mondo, quindi non rifarei altre 100 volte. Lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Cavolo, ho partito, ero biondo, senza barba, bello giovane, adesso inizio a avere la barbetta bianca. Le rughe poche però, eh? Saranno tutte le cremine che ho messo negli anni. Il tempo passa e purtroppo lo specchio non mente. Andiamo? Andiamo. Dai, su, dai. Andiamo, via. Quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Ci sei, cap? Sì, ci sono. Dai, su. Bello. Anche un bel campo. Bello, un campo bellissimo, bello. Veramente bello. Dai, ti fai la tua bella corsetta con la tua bella Tokyo che già si sta scaldando. Sì, lei, e chiudiamo, lei, dai. Lei è bella calda. E si chiude. Poi domenica butti fuori la bestia che c'è dentro. Sì, dai. Speriamo, guarda, sarei contento di fare un gollettino. Ne ho fatti pochi in mia carriera, quindi piacerebbe. Però, vabbè. Andiamo. Vai. Ciao Ciccio. Cap. Ci siamo, Hai dormito? Poco. Poco. Vado a parcheggiare. Buongiorno. Grazie Ciccio, grazie per il post. La formazione, allora,
volevo dire due cose anch'io. Vabbè, è l'ultima partita di Luca stamattina che siamo sentiti. È stato, ha fatto una grande carriera, hai fatto il massimo, hai una bellissima famiglia, inizia un altro percorso da fra due mesi, quindi ti auguro il meglio. Grazie, quindi hai insegnato tanto ai ragazzi, quindi credo che ti ringraziano tutti e so che vai a Ischia, però ogni tanto sai che Cervi è casa tua e quindi ti aspettiamo. Grazie. Guarda il piscino. Ultima. Faccio una passeggiatina per panicare. Oh, vai, vai, vai da piangere, metti la sta. Rodriguez, qui attenzione, l'Inter è sbilanciata, Ceccarelli, può calciare Ceccarelli, mette giù Ceccarelli, deviazione, e il Cesena in vantaggio, Ceccarelli, 12° minuto, 1-0 Cesena. Ciao frate, eccoci qua. Beh, è arrivato anche per te il giorno dell'addio al calcio giocato. Dico calcio giocato perché tu come me hai grande passione per questo sport, l'hai dimostrato nella tua lunga carriera. Carriera importante, impreziosita da successi, da vittorie, da qualche sconfitta, con la fascia al braccio da capitano spesso, quindi complimenti per tutto quello che hai fatto e per quello che sono sicuro che farai anche in futuro, sai che ti voglio bene. La scelta però è logica, è la più logica. Già terzo cambio per Delio Rossi, dovrà arrivare alla fine con questi uomini. Ciao Luca, ho saputo che questa è la tua ultima partita da grande calciatore che sei stato. Grazie per aver contribuito all'AS Cervia e spero sinceramente di rivederti nel nostro staff anche l'anno prossimo. Un grande in bocca al lupo e un grande abbraccio. Carissimo amico mio, non potrò essere vicino a te in questo momento, però col pensiero e col cuore sono lì, abbiamo condiviso tantissimi momenti bellissimi insieme e sono veramente grato di questo perché ho scoperto un grande amico, e, oltre ad essere padrino di tuo figlio. E voglio ricordarti una cosa però, prima che smetti, che tu sei un trequartista diventato terzino, ricordatelo, va bene? Un abbraccio grande, ciao ciao, a presto.
l'ultima partita di mio marito. Io sono un po' emozionata, anche perché comunque ha visto un video un po' commovente. Poi è entrato in campo, averci tutti qua, e la cosa più bella è che ha fatto anche gol, ed era un suo desiderio. Ha detto: vorrei finire in questo modo, quindi sono molto contenta. Sarà dura, molto dura, però se lo merita. È finito il primo tempo, stiamo vincendo 2-0. Il Cap è anche riuscito a far gol su rigore. È stato bellissimo, è stato un ulteriore gesto di affetto, perché siamo corsi tutti, anche noi che eravamo in panchina, ad abbracciarlo. Credo che stiamo riuscendo a fargli vivere una bellissima giornata, che di sicuro gli rimarrà un ricordo indelebile. E quindi speriamo che finisca bene, dai. Abbiamo avuto l'onore di averti con noi negli ultimi 4 anni. Grande Cecca, grande! Questo programma è offerto da Automa 2000, Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio.